Vi piacerebbe ottimizzare il vostro lavoro al 100 o forse anche al 200%? Bene, ora vi mostrerò tutti i miei segreti. Benvenuti su Microsoft Expert Zone Italia, il canale di novità e approfondimenti riguardo tutto il mondo di Microsoft. Ogni settimana troverete video dedicati a migliorare la vostra esperienza su Windows, ma anche tutorial per le applicazioni di Office, ora presenti in Microsoft 365, ma anche altre come Microsoft Teams e OneDrive. Infine, per tutti i gamers là fuori, abbiamo video dedicati a tutte le novità di Xbox, pubblicati settimanalmente. E se non bastasse, potete scriverci qualsiasi dubbio o domanda su qualsiasi prodotto Microsoft e noi saremo sempre a disposizione. Quindi vi chiedo di iscrivervi al canale per non perdervi mai nessuno di questi contenuti. In questa serie di video dedicati all'ottimizzazione del vostro lavoro su Windows, vi racconterò alcuni dei miei consigli che negli anni ho raccolto e che mi hanno permesso di migliorare tantissimo la mia esperienza quotidiana su PC. E se conoscevate queste cose o se volete condividere con noi i vostri consigli, scriveteci qui sotto. Prepareremo un video dedicato ai vostri consigli per rendere fantastica questa community. E se anche uno solo di questi consigli vi sarà utile, lasciate un mi piace. Non vi costa niente, ma per noi è importantissimo. Ora basta chiacchiere e iniziamo. Microsoft Edge offre tantissime opportunità di personalizzazione avanzate che garantiscono un grosso aumento di produttività. Oggi sono qui per raccontarvi le mie preferite e il modo perfetto per usarle. Bene, la prima funzione straordinaria di Microsoft Edge è la sezione raccolte. Spesso ci capita di dover valutare l'acquisto di diversi prodotti o magari valutare diversi alloggi per una vacanza, raccogliere note per una ricerca o per lo studio. Anziché salvare tutto nei preferiti, possiamo creare delle semplici raccolte per organizzare le nostre idee. Cliccando sull'icona raccolta e avviando una nuova raccolta, ora con un clic potremo aggiungere tutte le pagine web che preferiamo, per poterle visitare o aprire tutte insieme quando ci torneranno utili, cliccando su Aggiungi pagina corrente dalla raccolta o dal tasto in alto a sinistra di Microsoft Edge. Selezionando, aggiungi tutte le schede ad una nuova raccolta. Ma la funzione raccolta offre molto di più. Nelle nostre raccolte possiamo anche comodamente creare delle note, cliccando l'icona Aggiungi nota per trasformare le nostre raccolte in un vero e proprio spazio di lavoro. Ma possiamo anche copiare del testo o addirittura appunti da una pagina web, trascinandovi contenuti come immagini o testi all'interno. Con un clic potremo poi tornare alla pagina che ci interessa. Inoltre, se installiamo Microsoft Edge sul nostro smartphone o tablet, Apple o Android, possiamo riprendere a modificare le nostre raccolte esattamente dove ci eravamo interrotti. Infine, possiamo copiare tutti i contenuti delle nostre raccolte o aprirli tramite le applicazioni di Office come Word, Excel e PowerPoint, trasformando le nostre raccolte in veri e propri appunti. È capitato a tutti di trovarsi una miriade di tab aperti, così tanti che non riuscivamo più a riconoscerli, se non tramite l'icona in alto. Per ovviare a questo problema vi spiegherò due dei miei trucchi per fare ordine visivo rapidamente. Il primo è tramite i tab verticali. Cliccando sull'icona in alto a sinistra di Microsoft Edge, selezionate Attiva schede verticali. Fatto ciò, avrete accesso alle schede tab verticali che vi mostreranno i nomi completi delle pagine web che avete aperto. E se volete più dettagli, vi basterà passare il cursore sopra di esse. Ma se la vostra confusione dovesse aver raggiunto un livello superiore, ed oltre ad aver aperto una centinaia di tab, avete anche centinaia di finestre aperte, vi consiglio di rinominarle, cliccando con il tasto destro e selezionando Assegna un nome a questa finestra. Un terzo consiglio molto rapido. Volete risolvere un problema matematico ma non siete molto bravi?
Bene, premete su altri strumenti e ora scegliete risolutore matematico. Digitate o selezionate l'equazione dalla pagina web. Cliccate risolvi e il gioco è fatto. Infine, se volete aumentare e di molto il multitasking su Microsoft Edge, potete sfruttare alcune preziose scorciatoie da tastiera. La prima è la funzione lettura. Premete la combinazione di tasti CTRL maiuscolo e il tasto U e cliccate sul testo che volete far leggere a Microsoft Edge. Progettato per migliorare la produttività con le innovative app di Office, i servizi cloud intelligenti e la sicurezza avanzata. Usate la stessa scorciatoia per interrompere la lettura. Per navigare facilmente tra le pagine aperte, invece usate la combinazione CTRL TAB per accedere alla tab successiva o CTRL maiuscolo TAB per la tab precedente. Se invece desiderate accedere alla lettura immersiva e se non sapete cos'è, abbiamo qui un video dedicato, premete F9 per attivarla e per disattivarla. Funziona solo nelle pagine supportate. Vi lascio l'intera lista di scorciatoie da tastiera per Microsoft Edge nella descrizione di questo video. Trovate un consiglio bonus al link in descrizione o sulla nostra pagina Instagram di Expertzone Italia. Grazie per averci seguito fino alla fine e speriamo che questi consigli possano tornarvi utili. Per vedere la prossima puntata, dove vi racconterò altri dei miei segreti di Windows, clicca qui o iscriviti per ricevere una notifica appena il video sarà disponibile. E se volete, iscrivetevi a expertzone.microsoft.com e seguite i nostri corsi dedicati. Vi aspettano tantissimi regali che potete riscattare subito. Esperti, grazie per averci seguito. Ciao!